Stai basso. Ecco, anche invece prendere di mano stai basso. No, io sono dubbioso, ma vi rivelerò la mia posizione in dettaglio tra un poco. Avrete notizie, perché lo posso dire? Probabilmente convoco una conferenza stampa più tardi. Comprendo le sensibilità di tutti, però non sono stato eletto per bloccare, ma per sbloccare infrastrutture che la sinistra ha tenuto bloccate per troppo tempo. E la Basilicata ne è un esempio, perché è una terra stupenda, ma se ci metti 4 ore in macchina, 4 ore in treno, si può fare di più. La Presidenza del Consiglio sta lavorando su ulteriori verifiche sul TAV, un'opera che va, viste le sue criticità, integralmente ridiscussa. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto una posizione chiara, una contrarietà a un'opera inutile e costosa. Le priorità delle infrastrutture di questo Paese sono ben altre, siamo disposti a far partire molte opere nell'interesse nazionale e ad aiutare le imprese verso una ripresa economica. Di questo ha bisogno il Paese. Mozione sulla TAV in Senato. Il Movimento 5 Stelle ci spiega che si deve bloccare il Paese, si deve mettere in ginocchio. La Lega applaude e vota con loro. Questo governo, questa maggioranza, le loro divisioni bloccano l'Italia, ci fanno decrescere, ci portano a un PIL negativo, ci mettono in ginocchio. È l'ora di finirla. Le decisioni che prendete qui non hanno effetto soltanto sui sondaggi o sui like su Facebook, ma hanno effetto sulla vita dei cittadini per decenni. Se si dice no a quest'opera, l'Italia sarà più povera, ci saranno meno opportunità per i giovani. Diciamo sì alla TAV, non fermate l'Italia. Bravo. Togliete immediatamente i cartelli, i commessi, sospendo l'aula. Che meraviglia! Sì, questo è del secolo XVIII. Sì, e sta la Virgen de Guadalupe. Sì. E dunque, oggi sono molto contento. Sono molto contento perché stiamo restituendo un qualcosa di molto importante ad un paese con cui non abbiamo avuto in passato dei fortissimi rapporti culturali, ma questa è proprio l'occasione, secondo me, per rafforzarli e per andare decisamente ad un altro livello. Ci tenevo a dirlo perché quando noi ragioniamo di diplomazia culturale dobbiamo tenere conto che chi vince è la legge del paese in cui a cui questo bene appartiene. Quindi diciamo, secondo la nostra legge questo sia opportuno oppure no, questo è un altro discorso. È uscito illegalmente dal Messico, non ha avuto il permesso da parte dello Stato, è uscito in anni. Quindi stiamo parlando di un accumulo che è stato fatto in diversi anni. Oggi abbiamo un'occasione per restituire qualcosa al governo messicano e anche per dare un segnale a tutto il mondo che questa è esattamente la direzione in cui penso dobbiamo andare. Anas, come mai è qui alla Fiera Moto Days? Perché presentiamo la nostra barriera, ultima generazione di barriera salva motociclista, con il sistema appunto che permette di evitare che le categorie deboli come i ciclisti possano avere dei danni permanenti dagli incidenti, e quindi la nostra barriera è stata accresciata in un circuito appositamente con le norme europee e lo presentiamo oggi. Oggi presentiamo la barriera H4 Spartitraffico, che è l'ultima prodotta da Anas per completare la sua gamma. Una barriera snella perché larga solo 76 cm, una barriera che ha strutturalmente integrato il profilo salva motociclista ed è una barriera che ha fatto il test TB11 e TB81 come previsto dalla normativa europea e ha superato brillantemente entrambi. È dotata del dispositivo salva motociclista, come dicevo, questo consente di avere un profilo continuo e pertanto durante la caduta dei motociclisti questa barriera permette, questo dispositivo permette di evitare il contatto con i paletti, che sono sicuramente il momento più brutto durante la caduta del motociclista.